Ancora integre, ancora integre. Continua. Cosa ha detto? Eh? Ora che me ne vado ridete, erano terrorizzati. Va bene, allora Filippa. Ce l'aveva con me, non ho capito. Vabbè, ti si dà. Adesso ci salva lei, Luciana Littizzetta! Cioè, allora, addirittura con i pompieri per scendere dalle scale. Ho portato un vigile del fuoco perché mi sembrava che la situazione ti stesse scappando di mano un attimo. No, per niente. Mi ti ho portato divertito. Un rescue remedy. No, grazie, sto benissimo. Pipetta. No, mi basta sono molto una pipetta. Ma per niente, mi sono molto... Ma perché il vigile del fuoco per scendere dalle scale? Certo, perché mi sono messa in sicurezza questa sera. Perché la situazione mi sembrava molto critica. Ma vi rendete conto? Per fare 9 scalini deve avere il vigile allora, del fuoco. Allora, no, lui si chiama Davide. Sì. Viene da Trapani, però lavora a Milano, vero? Sì. Ecco, ho chiamato lui perché sì. Lui nella vita va su e giù per le scale continuamente. Mettiamoci un po' più in luce. No, non mi rompere i coglioni. No, un po' più in luce, non si vede niente, sei al buio. Dietro, fino stia adesso, adesso mi sei spingi, al buio, sei al buio, stai al buio. E vuoi farti vedere o no? Allora, no, dicevo. Brava, stai qua. No, che lui va avanti e indietro sulle scale continuamente, quindi, poi alla mia età ci sono le vampate, quindi... Un pompiere. Io le chiedo scusa. No, no, c'è problema. No, no, c'è problema, vedrai che c'è problema. Adesso poi mi dai il numero che se cado nel coro. Eh no, l'ho scelto. Ma tu vivi a Torino. Una certa caratura, eh? Vivi a Torino. No, lui vive a Milano, ma è un attimo, no? Ma no, volevo tramite lui ringraziare tutti i pompieri che con questi casini che stanno succedendo, vero, soprattutto negli ultimi anni, si dannano l'anima avanti e indietro con generosità, con passione, anche con prestanza fisica, in questo caso. No, perché lui... Guardi me o lui? No, guardo lui, perché se guardo te, cioè lui si... Cosa fai? Tu vai sui tetti, tiri giù i gatti, spegni gli incendi... Cioè, non è una pippa. Ho capito, vigile del fuoco. Ho capito, ma tu hai la fisicità di uno ma di quei... Ma io non faccio vigile del fuoco. ...busti di marmo che ci sono negli atri dell'università. Io devo spegnere te, che è diverso. Vabbè. Ma andiamo a pubblicità? E quindi volevo dire, a nome mio, a nome tuo, a nome del 9 e anche di tutta l'Italia, grazie per la loro vero. Grazie generosità. Davvero. Complimenti, grazie. Davvero. Grazie, vigile del fuoco, grazie. Sempre. Grazie. Andiamo a pubblicità. Pubblicità e poi Luciana il Littizzetto.